Seconda edizione delle borse di studio Angela Amoroso. Il Kiwanis Chieti Pescara omaggia alla memoria della socia premiando tre studentesse del liceo artistico Nicola da Guardia Grele di Chieti che si sono distinte negli anni scolastici 2021-22 e 2022-23. Brigida Sulpizio, 100 e lode, Francesca Ippolito Parti e Asia Consorte con 100. L'iniziativa si è svolta nel Museo Universitario di Chieti per ricordare l'impegno di Angela a favore della comunità e delle nuove generazioni in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Amoroso, inoltre, era anche una grande appassionata d'arte. Durante la cerimonia, gli studenti del liceo hanno donato una targa creata da loro stessi e un gioiello che verrà utilizzato in una raccolta fondi del Kiwanis per comprare vaccini per i bambini dell'Africa. Oltre alla famiglia di Angela, presenti durante la cerimonia di premiazione il presidente del Kiwanis Chieti Pescara, il dottor Stefano Tumini, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il luogotenente del Kiwanis nazionale Ernesto Ceci, la dirigente scolastica del convitto nazionale Giambattista Vico di Chieti, la dottoressa Paola Di Renzo, la dottoressa Letizia Scastiglia, direttrice del CNA di Chieti, e l'avvocato Maria Franca D'Agostino, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo. Le loro parole. Angela Amoroso per noi è un caro ricordo. Questa iniziativa, promossa fortemente dalla famiglia, ha molteplici significati. Quelli affettivi, di cui appunto abbiamo appena parlato, ma anche il significato di ottenere un risultato, quello di favorire l'educazione, che è una mission specifica del nostro club. Cioè, noi crediamo molto nei giovani, noi formiamo, tendiamo a investire sulla formazione dei giovani. In effetti, se vogliamo coniugare questi due aspetti, la figura di Angela Amoroso è la figura di una professionista, di una madre, di una moglie impeccabili e stabilizzatrice della società. Gli studenti e la cultura sono il nostro futuro, quindi è un binomio, quello ricercato oggi dall'Associazione Kiwanis, è il binomio vincente per una migliore società del futuro. Sì, davvero noi siamo onorati di questa iniziativa che il Kiwanis Club Chieti Pescara d'Annunzio ha voluto promuovere proprio a sostegno degli studenti del nostro liceo artistico Nicola da Guardia Grele. E in un momento storico così difficile, nel quale anche l'affermazione della figura femminile, per quanta strada si sia già compiuta, è ancora da completarsi, un percorso ancora da completarsi, ci fa molto piacere riportare alla memoria la figura di Angela. Quando la dottoressa Del Di Renzo mi ha chiamato, io ho dato subito la disponibilità, lei non sapeva della mia conoscenza con Angela Amoroso, che appunto ci conoscevamo da giovani, quindi è già questo un motivo che mi emoziona molto. Poi appunto, alla luce dei recenti fatti di Giulia, della povera Giulia che è stata così uccisa in questo modo veramente barbaro, diciamo che è uno spiraglio, una speranza per queste ragazze avere queste borse di studio. La bontà di questa donna, l'essere una donna a modo, una donna che ha sempre lavorato nel volontariato e si è occupata di bambini e di adolescenti, portandoli verso la strada dell'adulto, facendo e riconoscendo in loro tutte le doti più importanti che si possono tirar fuori dalle persone che saranno la futura generazione. Questo è stato Angela e noi continuiamo a cercare di riportare sempre ogni anno questo ricordo per dar seguito a tutto quello che lei ha fatto in vita.